È bello stare con Gesù. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi mi trovo sul lago di Tiberiade, qui in Terra Santa, perché in questi giorni abbiamo come Coinonia Giovanni Battista un ritiro dei nostri responsabili. Quindi è proprio da questo luogo santo e benedetto che vi annuncio il Vangelo di questo sabato. Accogliamo la parola dal Vangelo secondo Marco 9, 2, 13. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» E gli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Amen. Carissimi amici, il panorama di oggi è davvero straordinario. Sicuramente sentite anche queste onde del mare di Galilea, mare dove Gesù camminava sulle acque almeno una volta, un mare dove Gesù ha compiuto tanti miracoli, un mare che ha visto i segni fatti da Gesù stesso. E a qualche chilometro da qui c'è questo monte dove Gesù ha preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni per manifestare loro qualcosa di speciale. Infatti si parla di trasfigurazione. Pensate che in greco questo verbo è metamorphomai, che significa cambiare la forma in un'altra. Gesù ha scelto tre persone tra i dodici, potremmo dire quelle sue preferite, quelle sue più confidenziali, più amate, le porta su questo monte, perché doveva manifestare loro qualcosa di speciale, doveva mostrare loro la forma vera, propria, sua, quella che ha ricevuto quando è sceso dal Padre, quella forma speciale, noi potremmo dire quella forma di amore, tanto che al termine di questo evento è il Padre che dice: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Ecco che nella trasfigurazione noi facciamo l'esperienza dell'amore di Dio, un amore che non è di uomo, di donna, un amore personale, un amore sponsale, ma è molto di più, è un amore che riempie definitivamente, un amore che ha la capacità di riempire ogni buco e ogni vuoto che c'è dentro di noi. Tanto che Pietro fa questa esperienza e dice: «Che bello, maestro, facciamo tre capanne, vogliamo stare con te». E infatti Gesù ha manifestato loro questo volto dell'amato, in greco agapetos,
l'amato del Padre, l'amato che riempie il cuore dell'uomo. Fratelli e sorelle, vivere da cristiani significa vivere con l'esperienza che Cristo non solo è il Signore, il Messia, colui al quale credo, al quale ho dato la mia fiducia, ma significa vivere con colui che ha deciso di amarmi fino alla fine. Quanto è meraviglioso vivere con Gesù, e ogni cristiano dovrebbe essere innamorato di Gesù e far risplendere al mondo la luce del suo amore. Noi sappiamo come si comportano gli innamorati. Sono sempre felici, allegri, canticchiano, si muovono, tutto va bene, qualsiasi cosa accade. Così dovrebbe essere il cristiano, essere sempre felice anche se ci sono tanti problemi, perché ha fatto l'esperienza di Dio che in Gesù Cristo si è manifestato come l'amore vero, l'amore che riempie, l'amore che circonda ciascuno di noi, fino al punto tale che noi dovremmo dire ogni giorno, quando ci incontriamo con la parola, nella nostra preghiera personale, con il Signore Gesù, dovremmo dire: che bello, Signore, stare con Te, che bello pregarti, che bello ascoltare la Tua parola, io non Ti voglio lasciare, non voglio neanche andare a lavorare, perché è bello stare con Te, anzi, se uscirò di casa, testimonierò che Tu sei l'amato, che Tu sei il risorto, che Tu sei l'amico vero, che non mi abbandona mai. Allora insieme a voi voglio pregare perché possiamo avere un incontro anche oggi, un incontro personale, soltanto però se io decido di sedermi accanto a Lui, se io decido di ascoltare il Figlio di Dio, che anche oggi ha qualcosa da dirmi, ha il suo amore da manifestarmi. Grazie, oh Signore Gesù. Grazie per questo giorno, grazie per questo capitolo 9 del Vangelo secondo Marco in cui Tu Ti sei manifestato ai Tuoi discepoli. Ho bisogno anche io di fare questa esperienza. Ti chiedo, vieni nella mia vita, manifestati come l'amato, il Figlio del Padre che ha dato la vita per me. Riconosco che forse ancora non ho fatto questa esperienza, ma Ti chiedo, aiutami a sentire che sei con me, a sentire che sei al mio fianco, sei l'Emmanuele, sei il Dio che non mi abbandona mai, un Dio che riempie tutti i vuoti nel mio cuore, ciò che ho desiderato da altri, forse nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio matrimonio, dai miei amici, Tu me lo puoi dare, perché il Tuo amore davvero riempie e dà pienezza. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è bello stare con Gesù, l'espressione che Pietro ha detto. Diciamolo anche noi, invochiamo lo Spirito Santo per fare oggi questa esperienza e testimoniamola agli altri che oggi incontreremo. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e da questa terra benedetta che ha veduto 2000 anni fa la presenza del nostro Salvatore. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al Corso Filippo, un'esperienza bellissima e meravigliosa dell'amore di Dio, che si terrà attraverso tematiche, preghiera, la parola di Dio e delle dinamiche. Ripeteremo questo corso due volte. Domenica 5 marzo a Torino e nel weekend 11-12 marzo al Sacromonte a Domodossola in una casa di ritiro. Iscrivetevi nel nostro sito. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il Suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i Suoi benefici.
Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci riprende.